Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono i Massimi Terry ed eccoci qui sul mio TikTok. No, scusate, effetto brusco di TikTok ancora vi fa sentire. Benvenuti qui con un nuovo episodio di Return. Sono qui con Selene, pronto a continuare l'avventura odierna. E allora, scorso episodio doveva essere un episodio che ci portava dopo la conclusione appunto con la scuola di prighe. Quindi ho trovato più run possibili. Sono proprio impazzito, è stato dritto per dritto. Ma non ho trovato la stanza dove ci sono friche. Ma in compenso mi ho trovato la chiave di questa casa. Entro, non c'è la casa, è stato davvero un evento, davvero spaventoso. Anzi no, strano, più che spaventoso, perché sì, i rumori, ovviamente tutti, diciamo, i vari effetti del jumpscare, i vari oggetti di jumpscare, ma... E sarebbero tanta roba, devo dire, tantissima roba. Basta un po' il volume qui, si sento più la mia voce, vero, se di cose giuste o sbagliate, bla bla bla. E insomma, abbiamo scoperto come la solita stanza ha avuto un bel trauma che ci ha portato appunto, come diceva, la diversificazione degli occhi, perché gli occhi appunto questa con differenza sono date dal fatto che la nostra Selene ha avuto un trauma, cioè il suo è stato un trauma, la sua diversità dei colori degli occhi. Mentre questa cosa dell'astronauta, la cosa che ci perseguita, una cosa molto curiosa, vedere cosa ci rivelerà il suo passato. Secondo me il suo gioco ci potrà vivere più che altro le esperienze negative di Selene. Ma io ero qui, ho un'idea. Guarda che ho fatto, guarda che ti ho fatto. Intelligenza, sono stato anche prima. Avevo dovuto farlo anche prima, ma lasciamo stare. Appunto, per me questo pianeta è tutta una gran illusione. Tutta una gran illusione che ci porterà a vivere i traumi di Selene e affrontarli. Vediamo cosa ci darà, ma adesso ci concentriamo su sconfiggere Frigga e scrivere anche molto più sul suo pianeta. Quindi bando le ciance, cioè la porta giusta. E che vedo per inizio, let's go. Attenzione, porta segreta ci porta info cubo di disgregatori di scudi. Inserisci un dispositivo di compatibile per sbloccare il progetto in modo permanente per cicli futuri. Puoi portare solo una alla volta. Disgregatore di scudi? Non è male, però forse non riusciamo a utilizzarlo. Vediamo un poco. Nei permanenti non c'è, ma neanche c'è qui. Negli oggetti. No, se è qui. Infatti, ecco qui. Ma con cosa lo unisco? Oggetti, espressione secondaria, stadino astronauta. Mi sa che poi la signora d'astronauta abbia anche un effetto, qualcosa di interessante. Cioè riesco forse a farci tornare in video una volta, mi sembra, non mi ricordo ora. Comunque, lì c'è la porta che ci dovrebbe interessare, quindi andiamo ya, guaiò. Quello sta a pregare. Vediamo un po'. Si dovrebbe essere là, perché io qui l'ho fatto, ma mi ero scappato perché appunto c'ho nemici, ho pochissima vita. C'è la rabbia. Non vedo nemici, ok. Questa buona giusta. Tene questi occhi. Oh, eccoli. E che hai fatto? L'ho chiamato. Io. Veloce, veloce, dai, su. Evita un nemico. Non è tenta da friche, va. Anche se ho perso un po' di vita inutilmente, ma concentriamoci sul friche, che è la nostra amica numero uno. A volte i combattenti possono anche, ragazzi, evitare tranquillamente. Cioè, non per forza devi farli tutti. E sai che tu è friche. Mamma mia. Tre braccia, poi ne... No, quattro, ma tre. Sono fastidioso. Ciao bella, t'a posto. Stop!
Ok, parte da parte 2. Benissimo, sarà più rapida che mai. Ma che attacco fa? Attenzione! Seconda opportunità però... No, vabbè, non così, no! Ma dimmelo prima, non mi aspettavo il trofeo più che altro! Oh, qui ci attacca! Fregata! No, no! Fatta stecca però, amica mia. Questo attacco qui è tremendo. No. Comunque, come visto, l'assonato ci dà questa di tornare indietro. Devo essere più arrabbioso, devo essere, come prima. Quando facevo la parte arrabbiosa, ragazzi, veramente... Sotto di tuo dito neanche ho perso un po' di vita. Devo essere un po' più diretto con i tuoi nemici. Molto conoscendo anche i timing di freak, insomma, di fare fino alla mod 2. E vabbè ragazzi, ricomincia di nuovo da capo, mamma mia. Questa cosa non sa che odio. Chi sapeva che sarei tornata? Chi lo sapeva? Ragazzi, siamo qui morti per l'ennesima volta e c'è un nipote con testo corrotto. Però vedete cosa ci dice. Selene ha ricevuto l'odio di tornare, annullare attuale e corrispondente. Nave ricognitrice di segnalazione non è stata richiesta autorità di indagine. Vedete come ci ha detto di tornare indietro. Non sa i precedenti, intenzionale e lampante non è. Poi segnale la pallida ombra, vedi la pallida ombra, da dove arriva. Ma questo è prima o dopo? Qui c'è il punto di andare a vedere. Emil Sanks vede una conversazione se l'Envalos è unita. E c'è qualcosa di grosso. Un'altra esercitazione. Va bene, ok. Guarda il regolamento di iniziazione. Beh, comunque vedete che in teoria ci ha detto di tornare. Ci ha detto di tornare. Io qui intanto ho 22 morti sul gruppone. E vediamo come ma dice banca dati. Si sta riempendo. Ma davvero è minimo. La tuta la uso al 5, quindi 5 le che gioco. E non sono riuscito a fare granché. Andiamo a dormire. Io però devo uscire a battere Freaker. Io non so, mi ricordo se c'è la possibilità di scegliere la difficoltà. E quella che abbia scelto è normale. Ma è meglio scegliere facile, perché veramente bella la sfida, ma da youtuber se meglio a volte correre un pochetto, diciamo. Non avere tantissimo. Lei ancora sogna quella cosa lì che... Non è sparavamo, ma si ricostruiva, quindi proprio chissà cos'è che sia quella, la paia d'ombra, chi lo sa. Ma qui almeno so artefatti, noi usciamo. Qui c'è a terra, ma non c'ho danno, c'è qualcosa di nuovo. Grasploratore 1. Ah, grazie. Oggetto non identificato nella stiva, si considera rimozione nella stiva. Attenzione, chi vi parla è pronti al... Ma la stiva... Deve essere questa, no? Perché qua c'è la stanza. No, qui crew quarter. Cargo bay. E questa è la stiva. Ed è chiusa. Questa è il... Cioè, la parte dove... La cabina del capitano, diciamo, dice negli aerei. Ma c'è cosa nella stiva? E la stiva è chiusa. Bah. Vabbè, ragazzi, si va. Si va per l'ennesima volta. Io vorrei vedere lì con me. Andando lì vedremo a quello deve essere l'autore delle sfide online. Ma quanto ho capito, cioè noi siamo, cioè siamo andati vicinissimi al punto, diciamo, di dove andare, ossia la cittadina, che lì dobbiamo andare, mi sembra. Però non riusciamo ad arrivare in alcun modo.
i nemici, vabbè, ormai. Ricordo che sono semplici, sono solo delle fastidiosi che ci hanno perdere la vita, più che altro. Niente di più, niente di meno. Dove sta? E vabbè, va. Mi spunta così l'improvviso, il signore mi scusi. Questo speciale è buono con amici grossi e potenti, ma non con loro volanti che mi scappano ogni secondo. No, l'ultimo colpo. Quindi sì. Vedo come faccio in tempo. Cioè, hanno sempre un punto in dove ci dico vai lì, vai là. Salve. No, ho sbagliato. Non volevo fare questo, sinceramente. Guarda. Dammi un po' di entrità. Altro nemico, le fate aprire. Beh ragazzi, noi ci vediamo sempre dopo aver fatto pulizia. Vediamo un po' stavolta riusciamo a battere friche.
ragazzi, proviamoci. Un arma molto più potente, livello 4, molta più vita, quasi al massimo, quasi. E niente, ci si prova per l'ennesima volta. Freak, io vi aspetto. Eccoti qua, beh, dai, ormai ci conosciamo, Freak, carissima. Ok. Levi, via. No, c'è tutta la città speciale che fa sempre. Credo 2, credo 3, vuol dire che mi carico al massimo la vita. Mo è cattivissima. Mo è cattivissima. Via, via. Mamma mia, sai perché lo odio? Lo so evitare, in teoria, ma... E vado però... Arrabbiatissima, fliche. Ok, no, via, ha sbagliato il timing. No, 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 non posso morire ora, dai, non puoi morire ora, Selene. No, sono circolista, sono... No! No! Vabbè, però, non è che abbiamo l'impatto che ci fa recuperare la vita. E ancora abbiamo? Attenzione. Ci abbiamo fatto, ragazzi, non ci credo. Ce l'abbiamo fatta, non ci posso. La nebbia si è piegata. Yes, yes. E non rilevo più la firma energetica. L'evento ignoto, vediamo cos'è. Chiave scarlatta, yes, ragazzi, questa è principale, apre un sacco di cose. Ce l'abbiamo. Ho trovato un nuovo tipo di meccanismo di sblocco. Qui non c'è nessuno, vero? Potrebbe funzionare con un altro tipo di dispositivo di traslazione. Oh mamma mia. Infocubo paricello che raccoglie tutto questo. No, cos'è? Vabbè, lo stesso penso, no? Questo cos'è? Studiamolo, studiamolo. Ma ragazzi, davvero ce l'abbiamo fatta. Accesso a 9 oggetti. Ah, ce le fa sintetizzare, penso. Infocubo necessario. Vediamo pure questo. Vediamo un po' se questo è ignoto. Bacello flamenico, incremento del 20% della forza assordente per ogni vasità applicato. Qui non fa niente, ma...
Ci sono l'infocubo pure, che ci siamo, sì, tutti li utilizziamo, ragazzi, davvero. Non ci posso credere. Questo, sono cose che poi andranno a essere, penso, eterni in qualche modo, no? Allora, ci dà di eterno cosa? Sì, qua già avevamo. Quindi, carica tropica, snaturito di Hermes, chiave scarlatta e chiave di casa. Ma ragazzi, non ci lo siete, ce l'abbiamo fatta. Io ancora sono sconvolto. Anso, dove è ignoto? Non posso fare questo. Adesso mi sa che prende me il migliore possibile. Un parassita castrale produce un cambio oboliti. Ma dai, ti dico, togliamo i parassiti. Ma ragazzi, questo è un programma che dice che dopo un'ora e mezza di registrazione di questa mattinata siamo riusciti a sconfiggere Friche e avere da lei la chiave scarlatta. Chiave scarlatta che ci può portare al potere scarlatto. Quindi non il 2, non il 3. Dove sta la chiave scarlatta? No, sta distante. Ma ragazzi, direi che poi sono finito qui l'episodio. Così qua, finiamo qui l'episodio. Io spero che vi sia piaciuto. Nel caso vi invito a lasciare un like, commentate la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche dei video che usciranno. E vi ricordo di seguire sul canale Viola, dopo delle live e su vari social come Facebook, Instagram e TikTok. Così per sapere di più sul mio lavoro, devi altri contenuti e materiali da me offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio. La vostra Mitterri, passa e chiudo.